Ci siamo. Sembra che ci siamo, sì. Okay. Lasceremo la porta aperta perché è un buon segnale secondo me, ma anche se si fa troppo casino la chiudiamo. Speriamo di poterla lasciare aperta. Purtroppo lo spazio e l'acustica è quello che è. Ci sentite da lì in fondo? Se non sentite, mi raccomando, fate segno. Alzate la mano. Quello va benissimo, grazie. E alzeremo la voce. Esatto. Il mio slide della voce è molto facile da alzare. Allora. Esatto, sì. Perché siamo qui? Perché volevamo iniziare una serie di conferenze a Play, perché Play è la fiera del gioco, e perché pensiamo abbia bisogno di iniziare a trattare degli argomenti un po' più interessanti che a livello internazionale stanno andando avanti, mentre noi qui siamo ancora indietro in quanto a far conoscere questi argomenti. Quindi oggi parleremo del bleed, che è qualcosa che sembra lontano da noi ma in realtà è molto vicino, anche per chi non ha mai giocato né di ruolo né a qualsiasi altro media, perché il bleed può venire da vari intrattenimenti. Con me ci sono Francesco Zani. Ciao. Saluta. Francesco Zani ci parlerà della versione un po' più psicologica, a livello un po' più serio, mentre invece noi siamo qui un po' per... Quindi lui è l'elemento serio del gruppo. Noi ci sono buffo. Poi c'è Stefano Burchi che è qui perché... Stefano è qui anche perché ha portato a Play in anteprima il gioco di ruolo che sta scrivendo, che diciamo lo ha portato a interessarsi alle tematiche come il bleed o altre questioni che vi girano attorno, perché voleva che il suo gioco tirasse fuori determinate emozioni e quindi ha indagato un po' la questione. E il nostro caro Francesco Ruger Fred Sedda, che è il nostro esperto. Ciao. Che è il primo che partirà perché ci spiegherà che cos'è il bleed. Ok, beh, qua, intanto quanti di voi sanno cos'è il bleed? Alzino la mano. Ok, buono. Avete studiato, bravi. Ora c'è l'interrogazione a sorpresa, no, sto scherzando. Allora, posso solo, non sì. Per interromperti, ma non si è presentata lei, mi sa. No, è vero, scusa un attimo. Infatti, cioè, c'è qualcosa che non va. Sono Giulia Corsi e sono qui perché li ho costretti io a venire. Ho aperto tempo fa un gruppo Facebook chiamato Sisterhood of Evil perché ne sentivo il bisogno, e da lì ho visto che sono nati tanti gruppi e tante discussioni sempre più interessanti riguardo a come gestire le relazioni tra i giocatori, come gestire le emozioni durante gli eventi di gioco, sia dal vivo che non, e ho pensato che potesse essere interessante per tutti iniziare a parlare della questione, perché c'è il modo di gestire queste emozioni, c'è il modo di evitare che qualcuno si faccia male a livello emozionale, perché quando giochi con le persone non sai mai, magari li conosci da anni, ma può sempre succedere che c'è qualcosa di loro che non sai che può venire fuori e creare dei problemi. Quindi, può essere anche bello il bleed, cioè, prendiamola male quella cosa, perché adesso ce lo spiega Ruger, però cioè, può essere anche bello e a volte magari lo vogliamo. Sì. No, allora, ne parliamo poi più avanti, vi parliamo anche del perché può essere anche pericoloso, chiaramente, per essere onesti a tutto tondo, e più nel dettaglio psicologico, poi Zani qui è l'esperto su quello. Io vi parlo dell'aspetto meccanico, se vogliamo, cioè un concetto, il bleed, coniato da Emily Kerr-Boss, una designer che forse alcuni di voi conosceranno, e mancava di fatto un termine per parlare dell'influenza reciproca tra giocatore e personaggio. È una cosa di cui si era parlato, ma mancava un termine per identificare questo concetto. Bleed è il termine che si usa per indicare quando avviene una influenza o da giocatore a personaggio o da personaggio a giocatore. Ci sono due tipi di bleed, il bleed in, che è quando il giocatore influenza il personaggio, e il bleed out, che è quando il personaggio influenza il giocatore. Ora io qui ho, visto che volevo fare interattiva, abbiamo un piccolo gioco che dura proprio un paio di minuti e ci serve un volontario o volontaria o volontari
per testare questo gioco. Il gioco è 180 km orari, chi lo conosce può alzare la mano. Benissimo. chi di voi vuole... Volontario, è un gioco di volontario. Ok, venga. Vieni. Anche io... Scusa, non ti avevo visto. No, vieni. Prego, vai. No, ne serve uno. Era per... Un applauso per la cavia sacrificata. Ok. Vai. Allora. Di davanti così. Sì. 180 km orari, la velocità a cui, se non ne ricordo male, massima che raggiunge un oggetto che precipita. Tu in questo momento sei un paracadutista che si è tuffato per fare il paracadutismo e il paracadute non si sta aprendo. Mi dispiace, ma ti spiazzerai al suolo, questo è inevitabile. Il gioco non è però sul se ti spiazzerai o no, perché ti spiazzerai, ma è sul tu che come personaggio ripensi alla vita che hai avuto, se hai rimpianti o no, e diciamo poi... chiuderla, finire in bellezza, cioè, finirla senza proprio, oh, adesso sono in pace, non sono in pace, il suolo è lì, e via. Ok? Hai 30 secondi, pensa al tuo personaggio, ok, sei un paracadutista, ok? O una paracadutista. Pensa un po' al tuo nome, che tipo di te hai avuto, come persona proprio, hai 30 secondi per pensarci. No, pensaci internamente. Vediamo. Ti osserveremo in religioso silenzio. Senza pressione. Venite pure più avanti se vi volete sedere più avanti, ragazzi, non è un problema. Qui c'è anche un posto libero, vedo, quindi non state in piedi nel caso. Ok. Scusa. Spiego il gioco in cosa consiste. Io sarò il narratore interno, diciamo, della tua esperienza di precipitaggio. Di caduta libera magari. Grazie, ecco. E ti farò delle domande a cui tu risponderai a alta voce, nel panel tuo personaggio. Sono una serie di domande, poi un tempo, che è il tempo di caduta, in cui dovrai risponderle. Ogni volta che avrai un'incertezza, io ripartirò dall'inizio. Se riesci a rispondere tutte prima che il tempo scada, muori in pace. Muori in pace con te stesso. Altrimenti, ok? Pronti? Come ti chiami? Carlo. Dove sei cresciuto? Parigi. Hai avuto un'infanzia felice? No, mi sono divorziato. Chi era il tuo idolo da bambino? Come ti chiami? Carlo. Dove sei cresciuto? A Parigi. Infanzia felice? No, mi hanno divorziato. Idolo da bambino? Jean-Claude Van Damme. Il tuo sogno da bambino? Diventare un alpinista. Dove andavi quando volevi stare da sola? In camera mia. Quando sei nato per la prima volta? In camera mia. Sì. Ci vai ancora? Sì. Chi è stato il tuo primo amore? Luisa, prima superiore. Cosa ti colpì di lei? Aveva un gran bel sorriso. Come finì con lei? Non mi ha mai cagato. Quando te ne andasti di casa? 19 anni. In che rapporti eri con i tuoi genitori? Mia mamma buona e mio papà lo diavolo. Avevi dei fratelli o sorelle? Sono figlio unico. Rapporti con la famiglia sono evoluti nel passare degli anni? Sì, ho voluto più bene a mio papà. Qual è il tuo colore preferito? Verde. Cosa ti viene in mente quando ci pensi? Ho speranza. Qual è stato il tuo momento più felice della tua vita? Quando ho fatto il mio primo lancio. Quale momento della tua vita preferisti cancellare? Non ho capito la domanda. Quale momento della tua vita preferisti cancellare? Quando ho detto a mio padre che lo odiavo. Dove avresti sempre voluto andare? Sull'Himalaya. Perché? Cosa ti attrae quel posto? È veramente raggiungibile. Qual è il tuo hobby? Parlare. Come ti chiami? Carlo. Dove sei cresciuto? Parigi. Infanzia felice? No. Idolo da bambino? Jean-Claude Van Damme. Sogno da bambino? Alpinista. Dove andavi quando volevi stare da solo? Camera mia. Quando sei nato per la prima volta? 5 anni. Ci vai ancora? Sì. Primo amore? Luisa. Cosa ti colpì di lei? Il sorriso. Come finì con lei? Male. Quando ti andasti di casa? 19 anni. In che rapporti eri con i tuoi genitori? Mamma bene, papà no. Avevi fratelli e sorelle? No. Rapporti con la famiglia sono evoluti col passare degli anni? Sì, meglio. Colore preferito? Verde. Cosa ti viene in mente quando ci pensi? Speranza. Il momento più felice della tua vita? Prima discesa. Come ti chiami? Carlo. Dove sei cresciuto? Parigi. Infatti felice? No. Idolo bambino? Gioco lo mandato. Sono bambino? Come ti chiami? No. Dove sei cresciuto? Parigi. Infanzia felice? No. Il tuo bambino? Sono il tuo bambino? Ottimo. Dove vuoi andare quando volevi stare da solo? Sto in camera mia. Certo, per la prima volta? 5 anni. Ci vai ancora? Sì. Primo amore? Luisa. Cosa ti colpi di lei? Il sorriso. Come finì con lei? Male. Quando ti andaste di casa? 19. Rapporti con i genitori? Medi. Fratelli e sorelle? Nessuno. Rapporti con la famiglia sono evoluti dopo passare degli anni? Evoluti in bene. Colore preferito? Verde. Cosa ti viene quando ci pensi? Speranza. Momento più felice della tua vita? Primo lancio. Quale momento vorresti cancellare? Ho detto a mio padre che lo odiavo. Dovresti sempre voluto andare?
Himalaya. Cosa ti dà quel posto? È veramente raggiungibile. Il tuo hobby qual è? Pescare. Quando l'hai salutato? A 7 anni. Pensa all'amore della tua vita. Di colore hai i capelli? Biondi. Gli occhi? Azzurri. Il suo sorriso com'è? Brillante. Come siete conosciuti? A scuola. Cosa la rende unica? È dolce. Lei sa di essere così importante per te? No. Che canzone meglio ti rappresenta? Do you really wanna love me? Perché? Perché mi fanno fatto tanto male. Quale film ti ricordi con più affetto? Jean-Claude spacca tutto. Perché? Perché è veramente uno tosto. Chi odi? Mio padre. Perché? Perché mi odia anche lui. Qual è stata la cosa che, qual è stata la cosa che più ti ha formato? Il divorzio dei miei. Credi in Dio? No. Cosa ti fa più paura? Di non essere felice. Crescendo hai raggiunto i sogni del cassetto? Sì. Chi sei? Carlo. Ok. A 3 secondi dallo flap. Mancavano 3 secondi. Wow. Però il gioco in realtà non è un gioco sull'ansia. Sì. Ora che avete questo esempio, parliamo di come questo gioco parla di Bleed. Puoi stare ancora qui un attimo? Allora, pensavi di essertela cavata? Quando hai risposto a queste domande, quante di queste le hai risposte nei panni del tuo personaggio e quante di queste le risposte le senti molto vicine a te? Di getto. Un buon 60-40. 60 era un personaggio, 40 era mio, per quando iniziavo a non riuscivi più a pensare, parli più. Quindi le prime erano del personaggio e le altre tue. Sì. Ok, il gioco è progettato per fare questo, all'insaputa del design. questo è il caso studio che uso per spiegare il bleed in. Ovvero, tu hai un personaggio con una sua identità, ma a un certo punto aspetti di te entrano nel personaggio. Sono tantissime meccaniche, tecniche per farlo. Questa è una che usa l'ansia che hai tu, giocatore, per non lasciarti tempo di pensare nel panni del tuo personaggio. Quindi per fare prima usi la shortcut, usi cose personali tue, vai nel personale. Quindi questo gioco ha poco bleed out in un certo senso, ne parleremo poi, Stefano avrà un paio di esempi molto forti sul bleed out, ma credo che il bleed in sia, è chiaro per tutti cos'è il bleed in a questo punto. Ok, quindi ce la sei? Ci siamo? Ok. Pare di sì, sta bevendo quindi va bene. Allora, usiamo questa occasione per far parlare Francesco Zanni di un articolo che è uscito recentemente. Beh, allora, intanto una cosa da aggiungere a quello che diceva Ruger rispetto alla definizione è che ci sono 4 componenti interessanti che vengono scambiate tra personaggio e... Ancora devo alzare la voce? Sto parlando così piano? Vai di diaframma, spingi. Allora, parlo di più. Dunque, dicevo, ci sono 4 componenti che passano tra personaggio e giocatore, e tra giocatore e personaggio, che sono rispettivamente le sensazioni, i pensieri, le relazioni e infine gli stati fisici. Perché sono importanti tutte e 4? Perché in alcuni casi avviene una, ma non avvengono le altre. Quindi... a seconda del modo in cui il gioco spinge su una di queste cose, possono passare tra l'uno e l'altro. E nello specifico questa definizione, quindi tutte queste 4 componenti, appaiono nel 2015 con le talk e gli articoli della Bauman. Poi vi diamo i riferimenti in fondo se li desiderate. L'articolo che citava Giulia è un articolo recentissimo che è apparso nell'International Journal of Roleplaying, e nello specifico propone una parcellizzazione del bleed in 3 componenti. Questa cosa è tutta da dimostrare e in realtà ci vorranno altri studi per descrivere bene questa cosa. Queste 3 componenti che vengono identificate sono emotional, procedural e mimetic bleed. In che senso? Da un lato le emozioni, quindi come l'aspetto affettivo all'interno del gioco passa appunto dal giocatore al personaggio, dall'altro procedurale, quindi il modo in cui anche il muoversi, l'essere fisicamente del giocatore nel gioco e l'essere fisicamente del personaggio passano da un lato all'altro, e
per farvi un esempio, potrebbe essere un modo di zoppicare che viene adottato come tecnica per interpretare il personaggio, che poi dopo un po' ti porti anche all'interno della tua vita. Quindi se per due giorni vai avanti a zoppicare come il tuo personaggio, ad un certo punto potresti cominciare a zoppicare anche nella vita vera, o perlomeno per le prossime due ore dopo che sei uscito dal personaggio potrebbe rimanere con te questa cosa. E infine l'aspetto memetico, quindi l'aspetto culturale, l'aspetto di concetti che nel gioco passano da un lato all'altro. Perché è importante l'aspetto culturale? Perché se spesso si dice che il gioco può trasmettere qualcosa a livello di cultura e a livello di esperienza per farsi un'idea di cosa qualcun altro prova, il fatto di poter portare da un lato all'altro appunto queste esperienze significa che io posso raggiungere un ragionamento e una percezione migliore di quella che è un'esperienza che non è mia personale. Aggiungo che il termine del bleed memetico è il più recente di tutti, al punto che è talmente recente che ne hanno parlato qualche mese fa allo Knutpunkt in Danimarca per la prima volta in maniera strutturale. E c'è ancora tanto lavoro da fare. Qui credo sia la prima volta che si è nominato in Italia, sì. Addirittura questa. Quindi le fonti su questo sono ancora, come ha detto Francesco, cioè è un inizio. Sappiate che per i prossimi 1, 2, 3 anni sicuramente questo tema specifico verrà sviluppato ulteriormente. Una cosa che sicuramente l'autore specifica in maniera molto chiara è che ci sono giocatori in cui una di queste cose è particolarmente evidente e le altre non avvengono mai. Cioè, ci sono giocatori che descrivono il proprio coinvolgimento emotivo all'interno dei giochi come mai frutto di questo tipo di esperienza, e altri che invece lo citano costantemente e dicono sì, questa cosa è presente per me, ma non avviene mai a livello fisico, non avviene mai a livello memetico. Quindi, passando invece a roba un po' più italiana, adesso facciamo parlare Stefano Burchi, che è un po' l'idolo, mi pare, qui dalla folla. No. Adesso parla! Siamo in pace protetta ancora! Ora che è rilassato! Ma stasera la nuova! Esatto, ora che sono rilassato, grazie! Che è pronto, ha già fatto una conferenza sul suo gioco e ci parla di come ha strutturato Stonewall basandosi su queste conoscenze. Per chi di voi non ha ancora sentito parlare di Stonewall, è molto probabile in realtà, è un gioco che parla della rivolta che ha dato il via al movimento di liberazione omosessuale moderno. È ciò che ha praticamente innescato quello che adesso conosciamo come Pride, o prima Gay Pride. Forse avete sentito nominare il motto "il primo Pride è stata una rivolta", è stato effettivamente così. In realtà è stato più di una rivolta, è stata una guerra, letteralmente. Poi sul perché e il per come di questo potremmo parlarne eventualmente in altra sede, se no qui potrei andare avanti un'ora e sarebbe un problema. Dicevo comunque, il problema qual è? Spesso passare in termini nozionistici a qualcuno il come e il perché si è arrivati a questo tipo di rivolte, che cosa ha provocato e che cosa ha innescato, è difficile. Perché le nozioni lasciano il tempo che trovano. Perché qualcosa rimanga veramente dentro, probabilmente deve essere provato, sperimentato in qualche modo, anche in maniera protetta. E tutte le dinamiche che Ruger e Zanni vi hanno raccontato funzionano davvero. Le ho sperimentate praticamente. Sostanzialmente quello che faccio nel mio gioco è stato creare un cast di personaggi che sono molto umani e molto rappresentativi di temi che per l'epoca in cui i fatti si sono svolti erano verosimili. E tutti questi personaggi hanno una cosa in comune, sono esseri umani come chiunque. In qualunque di questo, chiunque di noi può riconoscerci qualcosa di se stesso. E questa è la chiave. Io non racconto la storia di Stonewall, io racconto la storia delle persone che l'hanno vissuto. È una cosa molto diversa. Quindi, una volta che il gioco viene giocato e che è finito, non ci ricorderemo di Stonewall come momento, come rivolta, come evento, no. Ce ne ricorderemo come se in qualche modo, tra tante virgolette, avessimo vissuto quell'esperienza. Il ricordo che rimane non è quello di un libro di storia, il ricordo che rimane è quello di un "sono stato lì, ho fatto questo". Poi è ovvio che non siamo stati lì, non abbiamo fatto questo, e non possiamo sapere veramente come si sono sentiti quelli che sono stati lì e lo hanno sperimentato in prima persona. Ma tutti noi, in qualche modo, siamo dotati di empatia. E l'empatia è, come dire, il mattoncino base su cui tutto quello di cui stiamo discutendo si poggia. A qualche modo. Poi dimmi tu se sbaglio, insomma. Il punto comunque è proprio questo.
parlare di persone, trovare una connessione con le persone di cui si parla. Come diceva prima Ruger con la sua dimostrazione, 60% personaggio, 40% me. Se non sei gay, non sai cosa voglia dire essere gay, non sai che cosa possa provare una persona che cresce in un contesto in cui è quello diverso e non si riconosce nella cultura che è intorno, e la cultura non lo riconosce, nel momento in cui giochi un personaggio che in un qualche modo ti ci fa passare attraverso, quando ci finisce dentro quel 40% di te, diventi tu. Non importa che tu non sia gay e che non sappia cosa voglia dire, quando avrai finito non saprai che cosa vuol dire veramente essere gay, ma avrai gli strumenti per farti delle domande che prima non ti saresti fatto. Avrai degli strumenti per, non dico tanto capire, ma quantomeno vedere con occhio diverso, perché gli occhi che avrai usato in quel gioco non saranno i tuoi, saranno quelli del personaggio. Ed è questo cambio di punto di vista che fa leva sulla nostra empatia che ci permette di sperimentare questo tipo di dinamiche e le rende importanti, le rende vere, le rende efficaci. Ovviamente, essendo un gioco, quello di cui stiamo parlando di fondo, deve essere qualcosa che vogliamo fare. Non ci deve essere chiusura. Non puoi parlare a un sordo. Mi spiego? Aggiungo che questo funziona non solo chiaramente nelle discriminazioni di stampo di genere, ma anche banalmente, qui abbiamo Andrea Maragliano che si occupa, è vero, si occupa dello stesso discorso, però col tema dei rifugiati, dell'immigrazione, quindi cioè, qualunque tipo di tematica che sia più comunicabile, più comprensibile tramite empatia, e sono molte, il gioco di ruolo è uno strumento potente, non privo di rischi come vedremo, e il bleed è un concetto che bisogna assolutamente conoscere e comprendere e in qualche senso, se vogliamo, anche indirizzare. E gestire. E gestire. Parliamo poi della sicurezza. Sì. Rispetto sempre a queste cose che dicevate, si possono fare alcune osservazioni. Sicuramente il coinvolgimento all'interno del gioco è un elemento importantissimo, è uno dei cardini su cui si appoggia il concetto di bleed, e quindi è bene capire qual è la relazione tra coinvolgimento e immersione e interpretazione di un personaggio. E cito immersione proprio perché voglio chiedere a Roger se ci può spiegare un attimo. Chi di voi ha usato immersione come parola per il ruolo? più mani, triggeratelo, più mani. Dite la verità. Li ho visto, hai sentito. Ok, abbassa. Non starò qui a... C'è un'altra mia tolta di 40 minuti, se volete rompervi le palle con questa roba. Riassumo tantissimo. Immersione è un termine problematico, non vuol dire niente, ed è un termine usato in maniera discriminatoria, ma nello specifico Gordon Calley ha fatto un lavoro gigantesco in un libro chiamato In Game, From Immersion to Incorporation, in cui scompone la parola immersione in 6 aree che una volta analizzate sono estremamente più utili sia ad analizzare giochi che già esistono, sia a parlare delle vostre esperienze. Poi daremo le fonti. Posso riavere, cioè me li dovrei ricordare, però in italiano gli scritti. No, colpa tua, vedi, è chiaro. Allora, le riassumo velocissimi. Lui parla di involvement e parla di 6 tipi di coinvolgimento, ok? No, il coinvolgimento cinestetico è quello fisico, quello di movimento tendenzialmente, che va dal sono a giocare un cavaliere in un LARP e corro per i boschi, sto correndo io per i boschi, anche all'estremo opposto, magari sto giocando con la Wii U e muovo il controller, ok? A un sto giocando a scacchi e muovo la pedina, ok? Quindi proprio abbiamo uno slider estremamente ampio di questo. Il coinvolgimento spaziale, quindi di nuovo sto giocando in un LARP, in un castello, cioè il castello che è un castello, cavolo, quello è un coinvolgimento spaziale concreto, ma anche il level design di un videogioco, ma anche banalmente sto facendo un gioco astratto, un black box LARP teatrale in cui abbiamo una luce completamente rossa montata su di noi, un'astrazione, se vogliamo, senza nessuno spazio, un'astrazione anche spaziale, quello è comunque coinvolgimento spaziale. Ma il coinvolgimento condiviso, qui poi ieri, se avete visto la talk di Stefano, metà di questi ve li ha già spiegati in maniera eccellente. Il coinvolgimento condiviso è la mia esperienza di gioco è più coinvolgente perché magari sto giocando con l'Apo che ci conosciamo da un sacco di anni e quindi sono già più propenso a avere un'esperienza positiva in gioco, banalmente. Perché gioco con amici, gioco magari con persone che mi conosco, col partner, banalmente. Se mi è capitato di giocare il vostro partner, una cosa che non vi devo dire io. Non giocateci a dubbio. Non c'è dubbio su questo. Dovessero proporvelo, non giocateci. Abbiamo poi il coinvolgimento narrativo, che è quanto la storia mi interessa, quanto i segreti, le trame, anche il background dei personaggi mi piace, voglio sapere dove va a finire.
abbiamo il coinvolgimento affettivo, che è quello emotivo. Le due cose non sono, cioè il narrativo e l'affettivo possono sembrare la stessa cosa, ma non è vero, perché ci può essere una storia banalissima che ci dà delle emozioni forti, perché appunto relatable, che ci puoi relazionare, ci posso relazionare, è un'esperienza, una storia banale bellissima, ma in cui a me non me ne frega davvero un cazzo dei protagonisti, ma mi interessa sapere chi è l'assassino banalmente. E poi abbiamo il coinvolgimento ludico, quindi che so, il piacere più meccanico, più proprio delle dinamiche di gioco, magari che so, sono un fan dei giochi di ruolo masterless, mettiamo, e un gioco di ruolo magari è masterless, prima di giocarlo sono già più interessante, dimmi di più, ok? Un esempio banale questo. Questo è riassuntissimo, leggetevi il libro di Callea se avete tempo, voglia e perché fa davvero un ottimo lavoro. Sempre sul filone delle osservazioni, adesso che abbiamo più chiaro il coinvolgimento, è sicuramente interessante citare il classico, la classica frasetta close to home, ovvero giocare qualcosa che è vicino a noi, vicino a casa. E perché è importante? Perché quanto più un qualcosa è simile a noi, tanto più è facile infrangere la barriera tra noi e il personaggio, tanto più è facile mettere in relazione qualcosa che vive il personaggio a qualcosa che viviamo noi. Un'altra cosa ancora è sicuramente il fatto che non sono necessarie meccaniche pesanti per esperire il bleed, quindi questa rottura. Come abbiamo visto prima nel gioco, che non era particolarmente pesante, anzi abbiamo reso tutti insieme, non serve che il gioco sia super drammatico, che tutti si sia vicini a piangere e che succedano cose terribili, è sufficiente che ci sia appunto questo tipo di coinvolgimento. E poi non è necessaria l'interazione, quindi non è necessario fare qualcosa, vedere un film è più che sufficiente, la musica, il tipo di vicinanza tra noi e il personaggio e il fatto di osservare quello che vede il personaggio sono sicuramente cose che ci possono far raggiungere il bleed. E infine sicuramente la questione degli input sensoriali, quindi quando magari giochiamo a un gioco di ruolo tradizionale, il fatto di arricchire quanto facciamo con musica, con un certo tipo di ambiente, con un certo tipo di modo di stare al tavolo anche, tutto ciò può contribuire al entrare nel personaggio o a portare fuori qualcosa del personaggio. Chiuso questo. Yes. C'è giusto un esempio, che c'è un ulteriore approfondimento che vorrei fare sul concetto di close to home che ha espresso appunto Francesco. Il punto è che molte persone credono che giocare duro, giocare tosto, giocare, come dire, adulto, e voglio dire giocare qualcosa di violento, qualcosa di particolarmente d'impatto da vedere o sperimentare in gioco. In realtà no, il gioco più, come posso dire, non sicuro e quindi più difficile da approcciare è proprio quello che parla di qualcosa che conosciamo bene, e lo è perché a causa delle dinamiche di bleed che sono state descritte prima ci finiamo dentro con tutte le scarpe mentre lo giochiamo. Per cui è molto più difficile, è molto più, come posso dire, impegnativo e può creare molto più stress giocare una relazione che giocare il guerriero che mette su 100 picche, 100 teste di, come dire, nemici sconfitti. Quello è facile, è lontano da me, non è qualcosa con cui mi relaziono, fa parte di un immaginario che vabbè sì, è là, è epico, punto, ma non parla di me. Tutto quello che può parlare di me e che è nel gioco è qualcosa che può avere un imbalzo molto forte e che deve poter essere gestito al tavolo e che crea problemi quando intorno al tavolo ci sono persone che ti guardano, inarcano sopracciglia e dicono: ma è solo un gioco? Hai la pelle molto sottile, vedo. In fondo è solo un gioco, no? No. Lo so. Siamo era per giocare, non per divertirci. Vabbè, ok. Ok, sì. Volevo citare, il termine bleed è stato coniato anche in un contesto specifico, quello del manifesto Jeep Form, per chi di voi lo conosce, ha prodotto giochi come Dubbio, Flatland Down, GR... Tutti i giochi allegri. Allegrissimi! Hanno un manifesto che dice, questo non è un manifesto, ma è palesemente un manifesto, andatevelo a leggere, uno dei punti è Everyday drama is better than epic drama. Non intendi in senso è meglio, più bello, ma intende è molto più intenso come tipo di esperienza a giocare.
Tutti i giochi in quella direzione, quindi magari, che so, le coppie che magari si fa per la fiducia di coppia, piuttosto che Fat Man Down, un gioco sull'obesità. Cosa? GR, eh. Sì, GR è meglio non parlarne. Ne parliamo in privato di GR. Sì. Fat Man Down è un gioco sulla depressione legata all'obesità, in cui i giocatori si pesano con una bilancia inizio partita e il giocatore che pesa di più fa il protagonista. Penso che non lo giocherò. E le scene sono incentrate su tutti gli altri giocatori, devono farlo sentire una merda. E lui ha una meccanica potentissima, cioè ha tre cioccolatini. E quando vuole sentirsi meglio, ne apre uno, lo mangia, facendo vedere che lo sta aprendo e mangiando, e meccanicamente gli altri devono trattarlo come se fosse il protagonista, al centro del mondo, proprio la persona migliore che c'è nella stanza. È un rafforzamento, chiaramente, del voglio sentirmi meglio, quindi mangio. Tra l'altro è un gioco che ha un commento sulle meccaniche di sicurezza, che ne parliamo magari dopo. Tra un attimo. Quando parliamo della safety. Non lo giocherò mai. Diciamo che più questi giochi vanno su tematiche pesanti, più sono solitamente le avvertenze iniziali, con anche tutta una serie di meccaniche per tagliare la giocata o fermare un po' il gioco nel caso qualcuno se la senta un po' pesante, perché magari dici sono predisposto, voglio provare questa esperienza un po' pesante, e poi magari scopri che è troppo e dici ok, no, basta, e il gioco ti dice, quando dici questo si ferma tutto. E anche solo il fatto che puoi dire una parola e tutto si ferma, anche in altri contesti potrebbe essere utile, riferito magari a giochi di ruolo live o a giochi di ruolo anche al tavolo, perché, come dicevamo, può venire fuori qualcosa di tuo internamente pesante o anche solo anche un'emozione forte, felice, ma magari ti vuoi fermare un attimo, e può essere utile anche in quei casi avere un qualcosa che ti fa dire ok, fermiamo un attimo il gioco, e gli altri magari sono d'accordo perché non ti dicono vabbè, ma continuiamo, no? Qual è il problema? E magari tu hai le tue cose interiori che, dovute magari a esperienze passate, non vuoi tirare fuori per il contesto, per una serie di motivi, e invece magari fermare un attimo può aiutare tutti, che è un concetto che non tutti ancora hanno diciamo accettato come una cosa che dovrebbe succedere normalmente. Ci tengo a precisare una cosa molto importante, a mio avviso: avere la possibilità di fermare quello che sta succedendo o di far calare i toni non significa giocare meno duro, non significa non andare a fondo delle cose, non significa fare come Alice e finire dritta fino in fondo alla tana del bianconiglio. No, è il contrario. È quando ad un tavolo io non sono sicuro di poterci mettere tutto quello che ci voglio e ci posso mettere, che gioco in sicurezza. Quando ho sul tavolo o nel contratto, nell'accordo con le altre persone, è ben chiaro che se succede qualcosa le persone vengono prima del gioco, ecco, è allora che vado giù a fondo. Purtroppo mi sono fatto una fama di essere uno che, quando fa da facilitatore dei giochi, spinge molto sull'acceleratore. Non possiamo fare niente. mi hanno detto una cosa del genere. Giocate con Stefano se potete. E la cosa, come posso dire, che mi fa sorridere ogni volta è che io sto molto attento a queste cose, eppure soprattutto su Facebook leggo un sacco di gente che non capisce come queste cose possono essere compatibili con il giocare seriamente, con il giocare duramente. Lo sono assolutamente. È il contrario che non funziona. Ma il contrario non funziona perché si scambia il giocare qualcosa di molto lontano da noi come qualcosa che è veramente duro, interessante e intenso. E questo è un cortocircuito che non mi sono ancora spiegato, in qualche modo. Probabilmente culturale, non lo so. Comunque sia, il punto è: non pensate alla gestione della sicurezza o delle dinamiche che consentono di gestire come le persone stanno intorno al tavolo, come dire, una debolezza. È tutto il contrario. Sono strumenti. Le persone spesso non hanno tanto, come dire, paura di affrontare situazioni complesse e toste. Hanno paura di farlo senza strumenti, che è una cosa diversa. E le meccaniche di sicurezza fanno questo. E quando prendiamo ad esempio la conversazione per il gioco di ruolo da tavolo, quando la conversazione è sostenuta da qualcosa che mi permette di gestirla bene, allora posso esprimermi bene, posso esprimermi fino in fondo. Se in un gioco di ruolo dal vivo ho delle dinamiche che mi consentono, come dire, di farmi male in sicurezza, cioè di sperimentare quella sensazione negativa che in realtà è quello che cerco, perché è quello che voglio elaborare in qualche modo, è allora che posso farlo, perché so che tutti intorno a me sono lì per aiutarmi a farlo, non per ferirmi. E soprattutto, citando il gioco che abbiamo detto prima, Dubbio, chi non conosce Dubbio?
Ok, allora è meglio che dica che cos'è Dubbio. È un gioco di ruolo dal vivo per quattro persone che racconta la storia di una coppia che sta scoppiando, che potrebbe scoppiare, di attori che interpretano a teatro una coppia che scoppia. I due giocatori protagonisti giocano gli attori e la loro relazione. Gli altri due giocatori giocano le tentazioni, sono i personaggi della storia che gli attori stanno interpretando e gestiscono tutte le persone che a corollario tenteranno le due persone che sono in relazione perché la relazione scoppi. È molto tosto. E ripensate sempre al famoso 180 km orari. 60% personaggio, 40% mio. Se tu e la tua partner, o tu e il tuo partner, avete delle cricche, quando non ve ne renderete più conto, vi starete urlando in faccia proprio per quelle cricche. Per questo non giocateci. Oppure giocate. Ma siete io non posso parlare perché era un mese che stavo col mio ragazzo e l'abbiamo giocato a una convention, quindi cioè, c'è anche... Sì, ma tu hai giocato anche l'amore al tempo della guerra col tuo ragazzo, che è stato anche sì, peggio cioè... forse. Vabbè, comunque, diciamo, tornando a noi. Quella convention ho fatto un elenco di giochi belli pesi che sono sopravvissuta allegramente, quindi non è detto. Nel senso, può andare bene, può non andare bene, dipende quanto i giocatori sono consapevoli, quanto il gioco è fatto bene... Quanto chi facilita il gioco sa come gestire queste situazioni, perché dal lato giocatore può essere pesante, ma anche chi porta l'evento, che sia live o da tavolo, può ritrovarsi con situazioni di gente che piange e non sa che diamine sta succedendo. Ma non sa neanche perché, può capitare anche in D&D. Devi sapere come gestirlo, perché mi è capitato di sentire eventi del genere, roba successa, anche per cose che tipo il gioco non dovrebbe portare fuori, ma magari relazioni tra i giocatori tirano fuori delle cose pese e allora stai lì con la gente che piange e sai what? Cosa? No, una cosa utilissima fra l'altro in realtà, cioè come diceva anche Stefano ieri, cioè dare un nome alle cose, usare delle parole per attribuire dei concetti che esistono, magari non abbiamo parole per identificarli, è utilissimo. Cioè io ho avuto i primi bleed con Matteo Turini, tra l'altro, che all'epoca non sapevo neanche cosa fosse. Stavo giocando un gioco, era Eterna Quiete, e ho blidato pesantissimo, ma non sapevo cosa fosse, cosa mi stesse succedendo, cioè piangendo proprio in gioco, ok? Anni dopo ho scoperto il termine, e da quando so cos'è, cioè è estremamente è utilissimo, sia in parte per proteggervi, nel senso che sapete cosa vi sta succedendo, perché magari non sapete cos'è. Giocate di ruolo, cioè, andiamo a giocare un gioco tutti tranquilli e poi piangete come delle aquile, piangono le aquile, non lo so, come un animale che piange, e vi chiedete cosa mi sta succedendo, ora avete un termine, è bleed. Tanto poi di fonti ne passiamo, cioè, parliamo di sicurezza. Aspetta un attimo, è importante... Non battere sul tavolo. Fai parlare la persona che... quella seria. No, è importante un attimo menzionare una delle critiche che vengono fatte quando si parla di bleed e forse decostruirla. Una cosa che è capitato, penso a tutti noi e sicuramente anche ad altri, nel parlare di questo argomento è l'osservazione: voi avete dei problemi, cioè quello è un gioco, mettetelo lì, non, cioè siete voi che tirate fuori delle cose, siete voi che vi portate dietro tutto quel bagaglio. Se voi lo metteste da parte e foste consapevoli che è un gioco, stareste bene e evitereste conseguenze negative. Alt, uno degli ultimi articoli usciti di Leonard Thurman nel 2018, dice chiaramente questa cosa, ovvero il bleed in parte è consapevole, ma buona parte di questo tipo di esperienza è assolutamente inconscio. Cioè le cose che ti toccano e che passano da un lato all'altro non sono necessariamente consapevoli. E spesso questo passaggio è dovuto a un consumo o comunque a un... come si può dire? Un'erosione delle risorse regolatorie personali. Come avviene questo consumo? Come avviene questo... Sì, come avviene? Avviene nel fatto che io sto facendo un'attività impegnativa,
il solo mettermi nel personaggio, il solo vivere in un castello per due giorni, sono cose che comportano fatica. Il fatto di rimanere nella scena è una cosa su cui è complicato lavorare. Quindi ad un certo punto il fatto di consumare le risorse regolatorie significa che qualcosa passa ed è qualcosa di cui non potrei non accorgermi. Quindi sono importantissime le tecniche di sicurezza per questo. Quali sono e cosa suggeriscono nello specifico Leonard Thurman a proposito? Sicuramente il fatto di mettersi da parte, quindi interrompere il gioco, prendersi un attimo di tranquillità per ragionare su cosa è appena successo. Quello è un elemento abbastanza semplice, abbastanza basic per tirarsi fuori. Le tecniche di de-rolling, che è un termine specifico, sono un altro elemento. Poi c'è qualcosa che, allora, c'è da specificare che le tecniche di sicurezza nel gioco di ruolo, specialmente quello dal vivo, vengono da settori che hanno parlato della sicurezza consensuale da ben prima. Quindi si usano le safe word, che qualcuno magari conoscerà per questioni più private. Altri tipi di giochi. E che servono in realtà per lo stesso motivo, nel senso che le due safe word più comuni sono cut e break dalla scena scandinava. E break serve a la situazione sta diventando molto intensa per me e sto per avere dei problemi personali. Uso break come parola chiave, che è una parola off game, per comunicare al giocatore: abbassiamo i toni, prendiamoci un attimo di distacco, senza però interrompere il gioco. Mentre cut si usa per è già troppo tardi, devo fermarmi, cioè non ce la faccio, devo fermarmi, uso cut e i giocatori si fermano e si prendono cura chiaramente di se ha bisogno della persona che ha fermato. Il discorso sulla safety non lo faremo qua nel completo, perché la safety è un argomento lunghissimo di cui ci sono ore e ore di talk e articoli, ma è più facile farlo magari l'anno prossimo, quando sapete già cos'è il bleed. Esatto. C'è un preconcetto che vorrei sottolineare, e adesso per potervelo esporre dovrò far andare in frenzy Ruger. C'è chi sostiene che interrompere il gioco significhi rovinare l'immersione. Non so se vi è mai capitato. No, cazzo, non puoi fermarti. Adesso, insomma, se tu fermi il gioco mi rovini il divertimento. È però gente che magari non lo dice. No, ma sta usando queste parole apposta, non per far incazzare lui, no, ma per riflettere insieme. Se il gioco è più importante delle persone che lo giocano, e se veramente tu anteponi il tuo divertimento alla mia necessità di dire ok, fermiamoci un attimo, c'è qualcosa che non va, primo. Secondo, l'interruzione non rovina il coinvolgimento, l'ho detto bene adesso? Ah sì, bene. Assolutamente. Ecco, no. L'interruzione non rovina il coinvolgimento, anzi, rifletterci sopra aiuta a sperimentarlo di più. Ci sono, anzi, particolari scuole di design di giochi che si fondano sull'uso di metatecniche intensive per aumentare il bleed proprio a manetta, come si può dire. E di questo possiamo fare un esempio? Sì, usiamo Lars Amandi. Sì. Ok, è un gioco finlandese del 2004 chiamato Mella Nimmelhohav. Ok, hai appena invocato Cthulhu, vero? No, non nego, non confermo. Era un gioco di fantascienza sull'idea che ci fossero quattro generi in questa popolazione aliena. E c'è una problematica, vogliamo un gioco sulle relazioni proprio umane, familiari, intime. Che meccaniche usiamo per fargli, diciamo, creare intimità tra giocatori? Alcune scuole dell'ARP italiano usano dei vestiti appoggiati a una sedia, ma questo è un altro discorso che affrontiamo magari in privato, dove si può dire altre cose. Invece il loro problema alla radice era: come facciamo a fare in modo che i giocatori sentano quel senso di intimità con delle meccaniche che però li tengano al sicuro, ok? Tra virgolette. Quindi, per intenderci, come giochiamo l'intimità affettiva e il sesso? Hanno creato, senza fare sesso. Esatto, hanno creato una meccanica chiamata Ars Amandi, di cui vi daremo una dimostrazione adesso e poi per chi vuole, perché volontario, vi chiederemo di provarla. Ma supponiamo che io sono un personaggio no, e no, Stefano è un altro personaggio. Gliela faccio sperimentare direttamente. Ah, ok, va bene. No. Però bisogna spiegarla come funziona. Gliela spiego mentre la sperimentano. Ok. Allora. Qualche volontario, mi servono almeno due o tre coppie, insomma. Coppie eterogenee, non è un problema. Se non ci sono volontari. Anche non coppie, anche adesso non coppie. No, non coppie nella vita. Persone. Venite qua. Bene, quindi avanti, mi servono almeno 4 o 6 persone. 4 o 6. 4 o 6 vanno benissimo. Se volete provarlo anche voi a sedere, non è un problema. Quelli seduti,
Se voi volete provarlo, fare voi da seduti, potete farlo in maniera consensuale, cioè vedetevi e... Allora, in alcuni giochi di ruolo dal vivo può capitare che si debba giocare una scena in cui c'è intimità. Intimità affettiva. Immaginate di avere due personaggi che in qualche modo sono finiti ad essere in relazione tra loro e abbiamo il momento delle coccole a letto prima di andare a dormire. Una cosa molto tranquilla che qualcuno conosce perché ha giocato come essere leader player. Ma questo è un altro discorso. Dicevo, come facciamo a far capire all'altra persona che quello che stiamo giocando adesso non è una semplice come dire, chiacchiera per sonno, ma è una chiacchiera con dei sottintesi? Usiamo la fisicità per farlo. Quindi, accoppiatevi, scegliete con chi sta in coppia. Uso delle parole in vivo. Okay. Non esiste solo... Insomma, mettetevi uno di fronte all'altro. Negli occhi. Stefano? Mi sentite anche se sto qua giù? Sì. Bene. Allora, la persona che è con le spalle alla finestra tira sulle braccia così. La persona che è di fronte alla finestra comincia ad accarezzargli l'avambraccio. Guardatevi negli occhi. La meccanica si instaura quando i due si guardano negli occhi e le uniche zone, diciamo, legate alla meccanica sono dal polso alla spalla e anche il collo. Tutto quello che vi chiederò di fare adesso lo farete guardandovi dritti negli occhi e continuando ad accarezzarvi, anche chi ha l'avambraccio verso l'alto può accarezzare l'alto, per dire che l'intimità è corrisposta. Perfetto. Ora, voi che siete con le spalle alla finestra, state per andarvene. Non tornerete mai più qui. Non importa qual è la ragione. Voi che state di fronte alla finestra, è il momento in cui gli dite che lo amate o la amate. Non avrete più l'opportunità di farlo. Potete muovermi liberamente sulle loro braccia, non solo sopra. E guardandomi negli occhi fianco. Dovete dirglielo. Non avete mai avuto il coraggio di dirglielo. Non mi interessa sapere perché, lo sapete voi. Cominciano quelli con le spalle alla finestra salutandovi. E poi parliamo? Sì. Ah, davvero. Sì, sì. No. L'hai sempre amata, ma... Ah, non gliel'hai mai detto. Cambiando. Non gliel'hai mai detto, lei sta andando via. Io devo partire. Domani. Sei seria? Sì, purtroppo sì, non posso fare altrimenti, non ho alternative. Mi dispiace, veramente. Sono tante cose che vorrei dirti, ma anch'io, non c'è tempo. Non so di dove tenere una guarda. Dove vai? Voi con le spalle alla finestra non lo avete mai sospettato. Oh, ah, ok, la schiamo davvero. Okay. Non me l'aspettavo. Guardate il rossore dei visi. Grazie. Prima di scappare, come vi siete sentiti? Io sì, sento una mano. Dicendo, come vi siete sentiti? Un po' imbarazzati, ma neanche esitante, nel senso che un'esperienza sotto controllo. Ha mai sperimentato qualcosa di simile nella vita? Se vuoi non rispondere. Non così simile. Simile ma non identica, ecco, mettiamola così. Quanto ci hai pensato mentre lo facevi? O non ci hai pensato proprio? Non ci ho pensato affatto. È andata bene così allora. Tu come ti sei sentito? No, io una merda! Sempre me! Scusa! Ti sei mai sentito una merda? No, una merda di sfigato, voglio dire! Cioè, non schifoso, tipo, ma veramente! Potete tornare a sedere! Ma anche detto che questa tecnica può essere una domanda simile per successo nella vita? No, perché già lo so! Può essere usata in modo anche molto graduale per rappresentare diversi tipi di dinamiche, se... Ma vai, dì pure! Cioè, banalmente, se vogliamo anche un rapporto, volendo, abusivo nella sicurezza della meccanica, posso prenderlo in maniera più aggressiva, ok? Poi, stai segnalando esatto, questo. Sto segnalando questo. Oppure, come penso di dire, in maniera più magari disinteressata, magari... cioè, questo non mi sembra di particolare interesse. Infatti do uno schiaffo adesso, non ci credo abbastanza. Ok, cioè, potete controllare. So che magari da fuori sembra ridicola questa cosa, ma va chiaramente contestualizzata con dei workshop pre-gioco, il contesto poi di gioco. Il contatto dei
sì, anche quanto visivo, cioè guardare negli occhi di una persona già so, io due secondi arrossisco, figuriamoci uno che anche tu tenete conto che così a freddo ovviamente fa sorridere o in qualche modo fa anche ridere, non solo sorridere. Immaginatelo però in un contesto più pesante, ad esempio il gioco che stavo citando prima si chiama I See a Little Prayer, parla di un argomento tranquillo, insomma, cinque amici gay che vivono negli anni 80 quando scoppia l'AIDS. In questo gioco c'è una coppia che ha problemi di fedeltà, mettiamolo in questi termini, in un momento in cui non esiste, non è ancora stato formalizzato il concetto di non monogamia etica, mettiamolo in questi termini, per cui qualcuno spinge per essere non monogamo, qualcuno spinge per dire ah, se proprio dobbiamo. Questo però è un problema nei termini del gioco, ed è un problema perché il momento in cui lo contratto è un momento intimo, di intimità affettiva, non di sesso. E tutta la preparazione che ha portato quel momento, entrare nelle scarpe del personaggio, presentarlo, portarlo in scena, metterlo lì, in un contesto del genere crea parecchia tensione. Ci sono un paio di persone che l'hanno giocato, potrebbero testimoniarvi probabilmente. Vi dico solo che è finita urli in faccia. E non è stata la prima volta. Questo voglio dire. Ora, dimostrarle così è soltanto per innescarvi la curiosità, farvi vedere che esiste qualcosa, ci si può documentare, ma è veramente uno spunto in un mare. Questo è il punto. Ma esistono. E il contatto fisico può stimolare un sacco il coinvolgimento che dà luogo al B. Buona sedere, vi lascio. Posso dire una cosa? E mentre che ci papà mi faccia che entro il stella del cuore della forza. Sì, esatto, sì. Una roba terrificante. Questo ci insegna che quando giochi a quei giochi assicurati che non arrivi gente esterna, perché è un po' un problema, soprattutto se stai parlando magari di omicidio o roba simile, uno fa intenda e pensi che li fai veramente. E, mettendo un piccolo esempio di gioco che mi è successo, perché parlando dei giochi G-Form, ho giocato tempo fa a una convention un gioco che si chiama Summer Loving, dove c'è un gruppo di giocatori che Fabio lì era con me, divisi tra maschi e femmine con personaggi che in quella sera finiranno a fare sesso insieme, e noi si gioca il viaggio dopo di ritorno a sta mega convention organizzata, dove le donne e gli uomini sono su in macchina e in treno divisi e parlano della sera prima, chi dicendo la verità e chi mentendo spudoratamente. E era bello vedere che gli uomini mentivano alla stragrande, mentre le donne proprio no, ma ieri sera proprio niente, va niente. E la meccanica principale è che quando si va a giocare la scena di sesso, perché si gioca, tu prendi le mani dell'altro giocatore, vi tenete per mano, vi guardate negli occhi e a turno ognuno racconta un pezzo della scena di sesso. E vi assicuro che è imbarazzante in una maniera tremenda, nonostante la preparazione iniziale, quindi... Sappiate che sembra una sciocchezza, ma poi quando lo vai a fare stai lì che vedi in faccia la persona e fai ok, sì, no. Se volete sperimentarlo, un gioco da una mezz'oretta che si chiama One Night Stand e parla esattamente di questo. Che ovviamente ha scritto lui. Perché... In ogni caso, per i giochi con i temi allegri ci vediamo l'anno prossimo. Sì, esatto. Oh, sì, che ci vediamo. Ma One Night Stand è allegro, ci cioè, parla di divertimento. Allora, vorrei... Allora, sì. Sto scherzando, lo sai. Volevo chiudere un attimo con alcune esperienze dirette dei presenti, in cui ci raccontano alcune mini esperienze loro con dei giochi, partendo da Francesco con Ten Candles, che è un gioco molto molto carino, che non punta a farvi fare sesso, quindi... Vabbè, basta, non lo racconto, allora. Beh, allora, il concetto del gioco è raccontare una storia di sopravvivenza in un mondo che per qualche motivo sta collassando. Il cielo si è oscurato, il buio avvolge tutto e ci sono delle presenze che potrebbero in qualunque momento attaccare e terminare la vita dei personaggi. In questo mondo alla deriva si gioca appunto questo tentativo di sopravvivenza, che spesso consiste nel tentare di raggiungere un luogo o una persona amata o nel tentare di fare qualcosa prima che tutto finisca. Il momento importante che vi volevo citare è il momento finale, che ha una potenza esagerata per diversi motivi.
Da un lato, durante il gioco man mano si spengono delle candele a segnalare l'avvicinarsi della fine. Quindi man mano la stanza si fa sempre più buia e si fa sempre più fatica a leggere le cose e a giocare. Man mano, sempre durante il gioco, si dà fuoco a dei bigliettini che rappresentano caratteristiche di noi, per utilizzarle e ottenerne dei vantaggi a livello del gioco, ma per segnalare che anche i personaggi si stanno consumando. Questa cosa è potentissima, chiaramente. Ma l'apice vero è quando, spenta l'ultima candela, quindi nel buio totale, si fa partire dei messaggi registrati. Questi messaggi vengono registrati all'inizio del gioco e sono messaggi di speranza, ok? Sono un racconto, un diario, qualcosa che caratterizza i nostri personaggi all'inizio. Risentirli alla fine, al buio, sapendo qual è il destino di questi personaggi, ti butta addosso il brivido, la solitudine, il terrore, l'esplosione di tutte queste sensazioni. Quello per me è un momento magico. Stefano? Posso dirti un attimo il nome? Ten Candles. 10 candele. 10 candele. E sono esattamente le 10 candele che sono accese al tavolo. Stephen Dewey, designer. Qualcuno dia uno schiaffo a quel ragazzo là dietro. Se lo merita, ecco. Stefano invece ci parla di un gioco che è molto più vecchio, perché arriva proprio... Io ero piccola quando è uscito. Ma Monopoli. No, non così vecchio. No, in fiera c'è la nuova versione. Però sì, vabbè, vecchio, dettagli. Beh, anche qui c'era una nuova versione di questo gioco, no? O no? Sì. Ah, sì, scusami. Pensavo parlassi di Monopoli, ancora dico no, per favore. Monopoli no. No, Monopoli no. Mamma mia, no, sì, ce ne sono troppe di nuove versioni. Una? Non parliamo, sì, di Monopoli. Esatto. Ne parliamo dopo. Beh, insomma, qualcuno di voi conosce Vampiri la Maschera? Vabbè, no, dai. Nessuno mi pare comunque. Due persone. Qualcuno lo conosce. Per chi non lo conoscesse, è un gioco che dovrebbe parlare di intimo orrore, dello scoprirsi un mostro, essere un vampiro che si preda di quello che una volta lui stesso era. Raramente si vede giocare questo in gioco. Ma questo è un altro discorso, purtroppo. Comunque, per citare quello che diceva prima Francesco, non è necessario essere parte attiva di quello che sta succedendo per sperimentare del bleed. Io purtroppo in Vampiri ho spesso fatto da GM, quindi ho avuto l'ingrato compito di essere quello che provocava la sofferenza agli altri, così almeno i giocatori hanno sempre pensato. In realtà ero un loro fan, ma questo è un altro discorso. Più volte mi è capitato di avere, come dire, non tanto sensi di colpa, quanto di empatizzare con quello che i giocatori stavano sperimentando tramite le disgrazie dei loro personaggi, perché purtroppo in qualche modo ho sempre cercato di giocare puntando sul personale dei personaggi, non dei giocatori, e questo in qualche modo ha sempre avuto dei riflessi e dei contraccolpi sui giocatori, anche quando non sapevo che cosa stessi facendo, ecco, mettiamola così. È per questo che alcuni giocatori mi hanno sembrato che con me o mi si amava o mi si odiava, in qualche modo comunque insomma bene non andava. E mi ricordo distintamente che più di una volta, quando vedevo i giocatori veramente in difficoltà, perché era quello che volevano, me ne rendevo conto, ma vederli stare male mi ha fatto stare male in qualche modo. E adesso mi rendo conto che non ero pazzo io, insomma, era effettivamente qualcosa che succedeva. Invece mi è capitato anche altre volte, non in Vampiri, in un suo gioco fratello, Mage, uno dei momenti più belli che ho sperimentato è stato quando un giocatore mi ha detto: oh, ad un certo punto io non so cosa è successo, ma non ero io che decidevo, era il personaggio. Non so se vi è mai capitato. Era il bleed out. È un esempio di quello che prima descrivevano come bleed out. Non è il giocatore che sta influenzando il personaggio, ma è il punto di vista del personaggio che sta avendo un effetto sul giocatore. Quello per me è stato molto bello. Poi vabbè, ho tanti esempi molto più calzanti di questi, però riguardano giochi che non sono così fighi come Vampiri. Vabbè, so. Ma tanto Luigi ce ne tirerà fuori uno che nessuno conosce. Sì, beh, infatti. Come facile di saperlo? Mi ha toccato il titolo mainstream perché poi arriva lui. C'è una domanda, però? Sì, scusa, io sono un preso di volo. Sì. Qui lascio a loro due la cosa. Sì e no, nel senso che all'epoca il ruolismo era più visto come, se vogliamo, una idea del giocare a, uso un termine improbabito, immersione, giocare immerso
era proprio giocare più duro, ok? Come diceva appunto Stefano prima. Il problema è che non si è mai fatto uno studio del comportamento, del ruolismo, come invece si è fatto accademicamente anche del bleed. Quindi parlare di bleed, ora abbiamo una documentazione tale da poterlo analizzare e riprodurre se vogliamo. Come prima, 180 km orari, io l'ho fatto giocare centinaia di volte e ogni volta ha successo. Non è perché è un gioco particolarmente bello, ma perché le meccaniche sono fatte per produrre del bleed-in. Mentre il ruolismo avveniva in un'epoca in cui i giochi neanche a livello di design pensavano a come fare in modo che questo avvenga. Cioè se avveniva era dal lato giocatore. Oggi retrospettivamente lo chiameremmo comunque bleed, e probabilmente era un termine diciamo orale, non c'era nessuno studio che diceva questo comportamento si chiama così. Ho risposto? No? Tipo, ambientazione live, cioè, non, quando facevo il time out dicevo non sono stato io a fare quel errore personale. No, ma ci sta. Ma ribadisco, il fatto che non ci sia un termine per identificare quello che sperimentiamo non significa che questa cosa non esista. Assolutamente. Il punto è che quando c'è un termine, le diamo un nome, diventa qualcosa con cui possiamo relazionarci. Mi permetto di provare a interpretare quello che ha detto. Sostanzialmente il punto è, se è una parola di uso comune, ma che tutti usano un po' a modo loro, diventa, cioè fa la fine del divertimento e dell'immersione. Vuol dire talmente tante cose che non vuol più dire niente. Magari. Vabbè, insomma, comunque il punto comunque è per dire bleed probabilmente significa quello che tu intendevi all'epoca con ruolismo, quello con cui alcune persone intendevano con ruolismo. Bleed lo posso usare con te come termine e sappiamo entrambi di cosa stiamo parlando. Ne possiamo parlare con un terzo che non ci conosce, quel terzo se lo conosce sa di cosa stiamo parlando. Se parliamo di divertimento ti posso dire che mi diverto a guardare Schindler's List. Che cosa vuol dire? Non sono uno sporco gerarca nazista, semplicemente vuol dire che quel film, tragico, drammatico, eccetera, con una nota di speranza comunque sepolta qua e là, mi ha comunicato qualcosa. È stato divertente? Come faccio a spiegarti che è stato divertente? Questa è un'altra talk. Due cose importanti da aggiungere in merito sono, sicuramente ci sono delle tecniche di debriefing che fanno anche questo, quindi ti aiutano ad allontanarti dal personaggio, anche dicendo quello che è stato fatto all'interno del gioco non l'ho fatto io, l'ha fatto quella cosa che stavo interpretando, non ero io, era quella cosa che stavo interpretando, che non è un distanziarsi a livello di responsabilità, ma è un spostare il personaggio da sé. La seconda cosa è che ci sarebbe da parlare per ore di tutti i modelli psicologici che si potrebbe analizzare e che bisognerebbe integrare in un modello scientifico di bleed. È difficile al momento perché c'è pochissima ricerca dal lato più scientifico del termine, perché solitamente si usano altri termini e c'è un altro linguaggio condiviso nell'ambiente accademico, e quindi se vogliamo si può parlare di empatia, ma anche lì andrebbe contestualizzata, si può parlare di paradigmi a task multipli, si potrebbe parlare di percezione emotiva e reappraisal delle emozioni, si potrebbe parlare di vicarietà, che viene citata anche nel mondo videoludico ed è uno degli elementi che si ricercano nel interpretare un avatar, si potrebbe parlare di contagio emotivo, si potrebbe parlare di come gli scrittori ad esempio vivono i personaggi nello scrivere i propri romanzi, insomma, capite che c'è un background da decostruire infinito e si potrebbe andare avanti a parlare per giorni. Ma non abbiamo il tempo, purtroppo. Anzi, credo che abbiamo esaurito. Troppo abbiamo finito il tempo, quindi. Questa voleva essere una talk. Chiunque voglia sapere le questioni personali di Rouge può aspettarlo fuori. E preparatevi. L'idea è fare altre conferenze poi più avanti trattando più nello specifico la sicurezza nei giochi, la sicurezza emotiva, cosa significa, e questo era un po' l'argomento da cui partire, poi vi indottrineremo nel tempo. Parolone, madonna. L'idea era una talk un po' divulgativa, se vogliamo anche semplice, per buttare lì il termine in modo che adesso avete un nome a cui
da usare per questa cosa. A cui riferirvi? Speriamo di non essere stati troppo magari accademici, io ho sempre paura di questa cosa. Troppi problema vostro, io. Se avete dubbi o domande, fermateci ovunque, tanto sono facile da riconoscere, quindi... noi no. E parliamone. È ovvio. Grazie per essere venuto. Grazie.